Bella per tutti, rieccoci su Curiosity, la rubrica del giovedì sera. Non è la stessa location, non mi trovo a casa in questo momento, ma abbiamo cercato di fare comunque un video, visto che la scorsa settimana siamo andati lunghi, ovvero bucato, non abbiamo fatto uscire nulla. Perché? Molti mi hanno chiesto il motivo. Non sono stato tanto bene. Purtroppo ho avuto un'otite molto forte qui al lato sinistro, che mi ha tenuto a letto tra febbre, dolori, punture, antibiotici e antidolorifici, antinfiammatori, non lo so, stavo cartocciato su me stesso dal dolore e non gliela facevo più, sbattevo la testa per terra. E meno male che c'era Eli che mi ha curato e eccomi qua. Sono stato a fare la visita all'otorino, posso dire che per fortuna il timpano non è bucato, sta bene, è già un passo avanti. E quindi ecco il motivo per cui la scorsa settimana purtroppo non è uscito nulla. Questa settimana di che cosa andiamo a parlare? Allora, andiamo a parlare di una cosa che a me piace molto, sono appassionato da quando ero piccolo e quindi mi fa piacere parlarne con voi e farvi scoprire, probabilmente a chi non lo conosce, che cosa è un gioco di ruolo. Andiamo a vedere? Molti conoscono il gioco di ruolo, ma pochi sono a conoscenza delle sue vere radici. Tanti rimarrebbero stupiti venendo a sapere che queste, più che nei giochi dei bambini, sono da cercare nella storia della psicologia. La prima persona a coniare il termine roleplay fu infatti Jacob Levi Moreno, uno dei fondatori della psicologia moderna, all'inizio degli anni 50. Questi, dopo aver sperimentato a Vienna nel 1921 il suo teatro della spontaneità, emigrò negli Stati Uniti, dove nel 1930 mise a punto una tecnica chiamata psicodramma, tuttora normalmente utilizzata. Nello psicodramma al paziente viene fatta recitare, con l'aiuto di alcuni assistenti, un avvenimento del suo passato per lui conflittuale, in cui sia presente un antagonista. Dopodiché i ruoli si invertono e lui si trova a recitare l'antagonista per provare dal di dietro i sentimenti dell'altro. Alla fine il tutto venne discusso collettivamente. Purtroppo Moreno non poté assistere alla nascita del gioco di ruolo, in quanto morì nel 1974, solo 3 mesi dopo l'uscita amatoriale di Dungeons & Dragons. Il gioco di ruolo non è altro che un teatro della mente inserito in una cornice di regole, dove il personaggio che si recita non esiste nella realtà, ma viene creato dal giocatore. Un altro padre del gioco di ruolo è anche il wargame, ovvero la simulazione di guerra con l'utilizzo di miniature, in voga, anche se con intenti più seri, fin dal 1815, quando fu introdotto nelle scuole belliche prussiane. Il wargame, a scopo puramente ludico, nasce però solo nel 1913, quando il celebre scrittore Herbert George Wells pubblicò Piccole guerre, un breve regolamento per giocare con i soldatini di stagno. Per molti anni però i wargames furono unicamente di ambientazione realistica, finché Gary Gygax pubblicò nel 1971 un supplemento per wargames, dove trattava la simulazione con armi medievali e dove dedicava una sezione all'introduzione di elementi fantasy, draghi, maghi e altro. Poi Dave Anderson, sulle regole di Gygax, inventò, sempre per i wargames, un territorio immaginario che chiamò Black Moor. Ai master con precedenti nel Dungeons & Dragons base, questo nome non so se sarà nuovo. Introdusse eroi e maghi che, vincendo le guerre, diventavano più abili nell'arme o nella magia, creando così il concetto di esperienza. Sviluppò poi l'idea di galleria, introdotta da Gygax per gli assedi, creando l'idea di un giudice. Da qui il passo fu breve, e con lo spostarsi dello scenario dal campo di battaglia ai sotterranei si ottennero situazioni senza dubbio divertenti, benché prive di una trama profonda, mentre l'arbitro prese il nome di Dungeon Master, il signore del sotterraneo. Dopo una fitta collaborazione fra Gygax e Anderson,
venne pubblicata nel 1974 la prima edizione amatoriale di Dungeons & Dragons col marchio TSR, che fino ad allora produceva solo materiale per Wargames. Infatti la sigla stava per Tactical Studio Rulers. Questa prima edizione, indicata col nome di Original Collector Edition, praticamente priva di figure stampate su fogli bianchi, fu stampata in sole 1000 copie smaltite a fatica in un anno. La seconda edizione fu in 2000 copie, vendute in 5 mesi, mentre la terza, di 3000, fu venduta in altrettanto tempo. Il boom era iniziato. Nel 77 venne pubblicato il Dungeons & Dragons Basic Set, le cui regole sono rimaste invariate fino ad oggi. Nel 78 nacque un nuovo progetto che avrebbe dovuto portare alla luce un gioco più completo e realistico, Advanced Dungeons & Dragons. Di questo fu fatta una seconda edizione, riveduta e corretta, ma tanto diversa dalla prima che ancora oggi in America sono molti a utilizzare il vecchio sistema. Dal 78 in poi le pubblicazioni di giochi di ruolo si moltiplicarono. Possiamo ricordare Empire of the Pedal Throne di Barker, un docente universitario come Tolkien, dove appare la prima ambientazione non generica, Tunnel e Troll, André col primo sistema di gioco in solitario che porterà il libro Game, infine va ricordato Traveller, capostipite dei giochi di ruolo di fantascienza, e RuneQuest, che per primo introdusse le abilità a percentuali eliminando le classi. Siamo ormai nel 79 e da quell'anno in poi le uscite di giochi di ruolo sono così numerose da perdere il conto. Oggi i giochi di ruolo ufficiali pubblicati sono più di 300 e si spera che ne continuino ad uscire di nuovi, nonostante le critiche loro mosse, da persone che, troppo spesso, non conoscono quello di cui parlano. Mo spero che vi sia un pochino più chiaro che cosa è un gioco di ruolo. Sì, una cosa che tanti considerano essere per nerd, ma nasce in tutt'altro, per tutt'altra cosa, uno scopo medico, nel tentativo, come abbiamo visto, di aiutare chi magari ha qualche squilibrio. Che dire, a me i giochi di ruolo sono sempre piaciuti, mi piace fare il master, ho anche giocato, perché ho fatto anche il giocatore, ma il master è quella parte che mi diverte di più, ovvero inventare la storia, farla vivere ai miei giocatori e cercare di divertirsi tutti insieme, perché poi alla fine non è una gara tra me e loro, ma bensì è una partita insieme dove tutti ci dobbiamo divertire. Spesso alla fine si finisce con tante risate e a quel punto la serata, la sessione, così si dice, è ben riuscita secondo me. Quindi, con coronavirus in giro per l'Italia, oh, mi raccomando, non sbroccate, non fate gli allarmismi, fate ciò che vi sentite di fare per la vostra sicurezza. Questo è ciò che vi posso dire io ed è quello che stiamo facendo anche io e Eli. Cerchiamo di evitare magari posti troppo affollati se proprio non ne abbiamo bisogno, e per il resto cerchiamo di stare calmi e non andare a fare gli assalti ai supermercati immotivati. Tutto qua. Niente, con questo vi saluto, buon fine settimana, ci rivediamo la prossima settimana, spero di stare ancora meglio perché ancora sento attufato, quando parlo mi rimbomba tutto dentro la testa, e vediamo un attimino. Come al solito, lasciate un commento, iscrivetevi, un like se vi piace, un dislike almeno, tanto almeno capisco qualche cosa, e se avete un argomento di cui vogliamo parlare insieme, ok? Bella per tutti, ciao!